amici, eccoci qui. Siamo qui oggi per una ricetta molto semplice, molto veloce. Cosa è successo? Un po' di parole, niente. Ho girato sui social, sui siti, sui web, ho trovato, ci vedono sempre delle ricette che del momento, anche se non vuoi vederle, ti capitano sotto gli occhi. Va bene, io questa qua l'avevo già fatta, quindi non c'è nessun problema, insomma, è molto veloce comunque. Io mi sono trovato a comprare più roba del necessario, quindi ho preso due vaschette di macinato tempo fa, cioè tempo fa, ieri, e tempo fa, vedete che è bello roseo, fresco, e niente, dico, un po' lo uso per fare il sugo, un po' lo uso per... mi restano altre due vaschette. In poche parole, cosa vogliamo fare? Faremo delle polpettine di quello del macinato. Vedete qui ho già delle tre uova sbucciate in qualche maniera di uova sode, in qualche maniera perché c'è ancora il guscio in certe parti. Adesso andremo a togliere man mano che mi capita per le mani, ecco. Perfetto, cosa faremo? Allora, noi andremo intanto a preparare la nostra carne mettendo, io dell'aglio triturato, l'aglio in granuli. Mettiamo dell'aglio in granuli, se vi piace mettetelo, se no mettete quello normale, ma non... se avete il sale aromatico come che lo uso io, mettetelo, se no mettete sale, pepe, origano, sale, prezzemolo, mettete tutto quello che c'è, no? Qui dentro io ho tutto quello necessario nel sale aromatico, lo faremo quest'estate quando sarà pronto il materiale, si farà il sale insieme, lo faremo insieme, così capiremo come fare. E daremo una mescolata al tutto, che sarà molto semplice, vedete, è anche bello fresco, roseo. Allora, io la ricetta la faccio in maniera diversa, perché logicamente, come vi spiego sempre io, le cose mi piacciono farle diverse, altrimenti copiare le cose non... in totale non va bene. Ora noi le faremo a modo nostro, a modo mio, diciamo così, no? Allora, perfetto, io ho anche preso delle sottilette, che in ricetta originale non c'entrano niente, e io ne sfiderò già una, no? E la metterò qua sul tavolo, prenderò una fetta di crudo, che ce l'ho già qua, sciolte qua, là, potete metterci il cotto, come volete, io ho preso il crudo, preferito il crudo, avvolgerò il mio uovo, in quello caldo, la mia sottilità, magari facciamo così, tagliamo in due, riusciamo a farci il giro all'uovo, no? Ecco, adesso non faremo altro che, aspetta che guardiamo il video la mia mano, adesso, sì, lo mettiamo qua, non faremo altro che, intanto mi squadra bene qua, no? Allora, mettete 5 le mani. Nella mano vostra, nella vostra mano, mettete del macinato, del preparato, insomma del composto, e facci il buchetto. Cercate di farvi un... quindi qua ne ho ancora. Cioè, dovete pensare che qua dentro ci andrà l'uovo. Ah, che freddo che è. Qua dentro ci andrà l'uovo e andrà coperto. Allora, facciamo così. Mettiamo il nostro vetto. Vedete che sto qua bello ciccio, quindi non ci sta, comunque sia, non è un problema. Ecco, è molto freddo. Là. E non si farà niente, quindi andremo a chiuderlo in questa maniera qui. Fatto proprio bene, il polpettone, ecco. Se a voi non sembra che sia abbastanza speziato, se si vede bene, io guardo ogni tanto se si vede bene, perché allora intanto dopo gli altri li farò da solo, facciamo uno intanto, no? Se non vi sembra che sia abbastanza speziato, intanto che c'è anche uno straccio, perché qua ce l'avevo in mano prima e adesso è sparito. Vabbè, senza straccio. Allora,
Ecco, cercate di coprire bene i buchi. Ho fatto lo straccio intanto io. Ecco. Se non vi sembra che sia, ripeto per l'ennesima volta, se non vi sembra che sia a posto, metteteci un po' di sale, la ributtate sulla tavola e dopo vedete. Allora, noi cosa faremo? Come sapete io uso sempre panna nel montare, nel impanare. Useremo un po' di sale normale per mettere nella nostra panna. Basta poco così. Mescoleremo alla benvenga. Intanto accendo la mia piastra. Aspetta che l'ho toccato male. Ecco. Ho già preparato una padella con dell'olio. Allora, qua intanto mettiamo il nostro... Sì? Bagneremo con... C'è chi lo passa con la farina bianca, ma io vi dico subito che con il metodo panna, no? Fidatevi di me, vedete? Con il metodo panna non ci sarà niente che fa con... cioè che non si attacca. Ovviamente faremo due volte. Completo completo, datemi dopo, fateci un contorno, io lo farò dopo, magari vi faccio vedere, magari ci faccio un video, un contorno semplice e veloce, magari da aggiungere a questo video qui. Ecco, guardate che polpettone che è venuto, questo potete farlo al forno, come farlo fritto, fritto nella padella, noi lo faremo così adesso, aspettiamo che olio arrivi in temperatura, se potete ancora sbitarirvi e andare, premi la bene le mani. Devo comprarmi un vascone qui da dove lavarmi ogni volta. Allora, io spero che adesso che venga bene tutto il resto, mi asciugo bene perché se va l'acqua nell'olio sapete che effetto fa. Non è da provare. Andremo a provare a tirare qua la griglia, la padella. Questo qua lo farò dopo, magari ne faccio un altro insieme a voi dopo, ma intanto lo sposto. Io ho messo dell'olio normale, potete mettere quello da friggere, l'olio d'arachide, come ho sempre consigliato io, è quello migliore. Poi se volete metterci olio d'oliva, fate come volete, io uso l'olio d'arachide. Gli uvetti, adesso vediamo se è pronto, non ancora, andremo ad alzare un po'. Magari adesso passo ancora meglio il nostro, prendo due forchette anche così. Adesso devo prendere le pinze, quelle che parlavo, che userò le pinze, non userò più posate, per girare la merce qua, il contenuto. Ci siamo quasi, preparo anche un po' di carta, fanno carta, cercando l'acciuolo, un panno carta. E questo piatto qua l'ho visto sul social ancora anni fa, dopo quest'anno l'ho visto di più, però questa l'ho visto anni fa e l'ho fatto subito per i miei figli, per la mia moglie. Mia moglie ha detto che non si ricorda più che l'ho fatto, ma io appena l'ho visto ho detto guarda qua, la bomba. Che sinceramente sembra una bomba. Poi adesso andremo a cucinarlo. Quanto sto olio? Dovrebbe essere pronto, in teoria. Sì,
abbassiamo l'olio, abbassiamo a 1000 e insomma la ribruciamo. Lo sbatto un po' perché le briciole vanno via e lo impingiamo nell'olio. Vediamo se si vede bene. Adesso, stando attenti a quello che si fa a non bruciarsi, lo faremo rotolare anche, perché praticamente o si intinge o avete un 1000 litri d'olio sempre pronti da ai vostri usi, o se no lo farete rotolare nell'olio abbastanza, insomma qua un bicchiere di olio sicuro. Quindi io non, a me gli sprechi non piacciono, penso nemmeno a voi, quindi cerchiamo di, piuttosto ci metto qualcosa di più, un po' di più di tempo, ma ecco, comunque con 250 grammi, con due vaschette ne fate tre di questi, ma mangiate parecchi, quindi insomma vedete voi come volete organizzarvi. Allora, aspettiamo un po', 1003. Che dire, bon, le spezie nella carne è a piacimento, io ho messo l'aglio, potete metterci la cipolla, fate quello che volete, le spezie sono a piacimento, no? Adesso andiamo avanti. Vedete che questa idea della piastra qua sul tavolo è stata molto comoda? Questo è tutto grazie a voi anche che mi state guardando, io ho preso ambizione nel fare di migliorarmi e continuare la strada che sto facendo, no? Che ho iniziato. Io spero sempre nei vostri like, nelle vostre condivisioni, e se non siete iscritti e state guardando questo video, iscrivetevi e attivate la campanella che serve per vedere le notifiche per quando caricherò un video. Insomma, ci farò girare come gira la valla, falla girare. Adesso sotto ci sarà la canzoncina. Io ho appena passato l'influenza, non vi dico che lavori, però dai. Se va piano è meglio, così la carne deve cucinarsi sotto. Io al tempo prima lo passavo un po', lo cucinavo. Va bene anche così. Perché basta non farlo troppo grosso la polpetta, è la carne che non sia troppo grossa. C'è il bordo. Una volta l'olio che si brucia per colpa del pane, mi dà un fastidio. Bene, dai, facciamo così. Ci vediamo a impiattamento, così vi farò il taglio e vedremo il puntino. Spero che vi sia piaciuto tanto e mi raccomando link, like e condividete il mio link e iscrivetevi se non siete iscritti, mi raccomando, io ci conto molto, quindi forza, così andiamo avanti, così stai grande. Eccoci, siamo qui, e dico dai che mai che siamo qua, facciamo qua l'assaggio e porta lì. Adesso non so bene, vedete, guardo qua perché sto finendo di cucinare anche.
proveremo a tagliarlo in due, prendere un coltello un po' da lato. Coltello tipo no. Ecco, questo qua, così da me del pane. Ancora caldo. Perfetto. Andiamo solo. Credo che si veda. Insomma, io adesso lo lascio qua ai bambini perché faccio anche la foto a questo. Logicamente spero che vi piaccia. Per me è molto buono. Serve, quindi qua il crudo, l'uovo, la carne. Perfetto. Allora, io andrò a cucinarlo, di cucinare gli altri. Infatti, se vedete, c'è anche qua l'altro pronto. E ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, come ho detto prima, iscrivetevi e tanti condivisioni. Mi raccomando, ciao ciao!